Ciao ragazzi, oggi un video un po' diverso dal solito, io spero che mi sentite perché ho paura che mi sentono i vicini che mi prendono per pazza a parlare da sola. E niente, qui è dove abito io, vi faccio vedere un po' dietro casa perché davanti non è che c'è un granché da vedere. E così per fare un video un po' diverso, infatti, e spero che si vede qualcosa perché c'è un sole che spacca le pietre. Infatti, guardavo se riuscivo di regolare un po' la luminosità, ma mi sa di no. E qua ci sono le galline. Praticamente io vivo in affitto, sono le galline del padrone di casa che viene sul sabato e la domenica. Faccio vedere un po' così. Qui praticamente c'è un fondo, lì c'è il tetto della mia casa, ma adesso passiamo di qua che è meno pericoloso perché dalla parte di lì è un po' pericoloso. Spero di riuscire a rimanere abbastanza ferma. Non ho mai fatto vlog e così è un po' che ci penso. Qua vabbè, capanne vecchie, distrutte, niente di interessante. Qui c'è un po' di salita, comincerò ad avere il fiatone perché io e il movimento siamo due nemici, eh? Infatti ho la campagna che potrei camminare e sto sempre chiusa in casa. Io devo guardare, ragazzi, dove mi metto anche i piedi, eh? Non so, lo riprendo. Qua c'è praticamente un recinto dove c'è uno stagnetto, ma non so se si vede qualcosa perché qui è coperto da tutto il recinto. Certo, il padrone di casa ci dovrebbe fare un po' pulire. Praticamente laggiù verrebbe giù l'acqua. Adesso è asciutto, asciuttissimo. Andiamo su per questa salitina qua, che così almeno si vede un po' qualcosa, se no non si vede niente. Ecco, che qua almeno comincia già a vedersi un po' più di verde. Quello è il tetto della mia casa. Praticamente ci sono due appartamenti del padrone di casa e dove abito io, che è di sotto, che non si vede laggiù. E qui ci sono i campi dove semina lui, dove viene sul sabato e la domenica. E insomma, sono proprio in mezzo al verde, vedete? Tutto il bosco. Cioè, è bello. Qui anche prendere il sole volendo. Se avessi le forze, se avessi il coraggio. Io oggi ho il sole da morire. Mamma mia, guarda te. E qua c'è un melo, sì. Non so se ci arrivo. Opla. Ecco qua, una bella mela, una bella meletta, guardate un po', Questa qua non ne ha di sostanze chimiche, vi faccio un po' vedere così, io spero che si vede adesso col sole, magari io non vedo un tubo, però vedete, tutta circondata dai monti, dalle piante. A me piace la campagna, c'è poco a fare. Sono nata in città, sono una cittadina, ma la campagna è la campagna, il verde, la natura. Io tutto ciò che è natura lo amo. Infatti si vede dal biologico. Non so se riesco ad andare su di qui, a parte che non è che ci sia chissà che cosa, a parte quella bella pianta di mele anche lassù, non so se si vede, se la potete notare, ma sì, non è che ci sia chissà che cosa da vedere, perché poi comunque là c'è tutto recintato, c'è tutto chiuso, tutto là, così, laggiù c'è tutto chiuso, per cui non è che anche se salgo qua in cima non è che cambia molto. Però come vedete, cioè, io devo stare attenta a non inciampare le mele, che casco io, il tablet e
è tutto un po', non ho manco neanche il telefono dietro, a parte che vabbè, le chiamate le posso fare qua, però e niente, qua andiamo un attimo che vi rifaccio vedere il grande panorama delle baracche dove tiene gli attrezzi il signore, mi ha dato la casa in affitto, e poi laggiù le galline, appunto. Facciamo un piano che qua c'è il diruppo, così non è niente di spettacolare, però cioè, guardate un po' che panoramino, dai, panorama di verde, è bello, dai, almeno per me è bello. Poi cercherò di fare qualche blog, ce n'ho uno in mente, ma non dico niente perché sennò magari me lo fregano. Non è che me lo fregano. Se uno abita dove abito io, cioè qui no, però mi devo spostare un po', abbastanza direi. Infatti mi ci vuole un sabato o una domenica che mi porti qualcuno, perché io avrei la patente ma non ho la macchina e non guido da una vita e mezzo. Niente, questo è il mio verde. Spero che vi piace questo vlog, così fatto un po' improvvisato. E fatemi sapere. Non mi sono fatta vedere. Non so se riesco qua perché non sono molto pratica. Se trovo un po' di ombra, che vedo qualcosa. Oi oi. E questa, ah sì, ma dicevo, è questa la strada per tornare indietro. Bene, cioè, meno male che ci abito io, niente, vabbè, non riesco di vedere un tubo, ragazzi. Dai, ci salutiamo così, ok? Tanto sono sempre io. Ciao!